Il fatto di Marcotti che ogni settimana ci porta a valutare, a considerare l'economia nella sua globalità, collegata a notizie politiche naturalmente, ma soprattutto legata a numeri, a previsioni che soprattutto in questo momento sono importanti perché si comincia davvero a capire quando il nostro paese e non solo naturalmente anche gli altri paesi potranno tornare ai cosiddetti livelli pre-crisi Covid, no? Finalmente stiamo cominciando a considerare, almeno a parole, poi naturalmente aspettiamo anche i fatti, però a parole stiamo cercando di considerare quando potremo lasciarci tutto alle spalle, soprattutto con una ripartenza davvero effettiva, non solo apparente, per apparente intendo dire che è una ripresa legata al fatto che fino a qualche mese fa alcune attività erano ancora chiuse e se torniamo ancora più indietro nel tempo, insomma, c'è stato proprio il lockdown che ha chiuso tutto e quindi automaticamente ora la ripresa c'è, ma bisogna vedere quando sarà strutturale. Ecco, usiamo questa parola che si usa tanto in economia e finanza e che comprendiamo tutti. Saluto Giancarlo Marcotti, grazie Giancarlo per essere con noi anche per questa settimana. Finanza in chiaro, ben trovato. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Vero, non possiamo ancora parlare di una crescita strutturale, cioè una ripresa barra crescita strutturale, ancora presto, sei d'accordo? Partiamo da qui, poi naturalmente approfondiamo. Sì, sono d'accordo e soprattutto purtroppo a questa che davamo per scontato, crescita ovviamente come avevi già detto tu. Rispetto ai mesi del lockdown era ovvio che i numeri sarebbero migliorati, però al di là del Covid nell'economia mondiale sta succedendo qualche cosa perlomeno di imprevisto, diciamo così, o di imprevedibile, no? Questa carenza delle materie prime, la carenza dei microchip, insomma. Sembra che nell'ingranaggio della ripresa si siano inseriti dei sassolini, se non proprio dei macigni, perché abbiamo visto che, per esempio, gli Stati Uniti hanno rivisto al ribasso le stime di crescita e questo, insomma, sappiamo che quando accade negli Stati Uniti, poi dopo a cascata anche nel resto del mondo, insomma, si segue questa la famosa locomotiva, insomma. Certo. Quindi questa è la situazione attuale. Diamo qualche numero invece, Giancarlo, anche corredato di titolo che ci riporta un po' alle previsioni del nostro paese. Dicevo, diamo qualche numero rispetto a quelle che sono le stime di crescita per l'Italia. Perché secondo leggo le cose fondamentali, poi ti chiedo cosa ne pensi, cioè se ti ritrovi e soprattutto al di là di ritrovarti, cosa invece bisogna considerare in altrettanto modo. Allora, sembra quasi che l'Italia sia esente da queste stime al ribasso, no? Che abbiamo visto, c'è cioè la correzione rispetto a delle previsioni. Cioè, Italia adesso io anche in modo un po' provocatorio ho fatto scrivere in sovrimpressione Italia al top. Chiaramente poi insomma non è così, magari fossimo al top rispetto a tutti. Però, secondo il rapporto di Confindustria, l'Italia sta veramente ripartendo. Perché? Perché la risalita del PIL italiano per il 2021 è più forte delle attese. Parliamo di un più 6,1%, quindi due punti percentuali in aggiunta rispetto alle stime precedenti e seguito da un ulteriore più 4,1% nel 2022, l'anno prossimo. Perché è possibile fare queste previsioni? Perché, per esempio, rispetto ad altri paesi, mi viene in mente la Gran Bretagna, dove nelle ultime ore c'è stata una risalita dei contagi per la variante Delta, in Italia la variante Delta è stata più contenuta. Quindi il fatto che il contagio si sia ridotto, le misure di contenimento si sono affievolite, e poi sono sparite, quindi al di là del distanziamento, quello che sappiamo, ma insomma le attività hanno ripreso, seppur in alcuni casi con delle limitazioni. Vabbè, anche il Green Pass è una limitazione, ovviamente, visto che da venerdì è entrato in vigore l'obbligatorietà. Comunque, insomma, pare che l'Italia davvero sia in una fase importante di crescita. Allora, partiamo da qui, lascio a te tutti i ragionamenti del caso. C'è un avvertimento, occhio alla disoccupazione e all'inflazione, sempre caro a tutti come tema. Giancarlo. Hai proprio sollevato
se non messo il dito nella piaga, però insomma hai fatto notare una cosa che a molti economisti, io sai che non faccio parte di questa categoria, ma non per voler fare così a tutti i costi, perché non lo sono, cioè non sono un economista, non ho insegnato economia nella mia vita, mi sono occupato più di finanza che non di economia, anzi molto più di finanza che non di economia, quindi non faccio parte di questa categoria. Però, appunto, riferendoci agli economisti, obiettivamente molti di loro sono dubbiosi, perché effettivamente sembra che l'Italia sia un'isola felice, no? Cioè, obiettivamente noi abbiamo visto, insomma, lo vediamo. Io in un mio video avevo citato un esempio, ma che appunto non voleva essere esaustivo, però era un esempio di un'azienda che diciamo è un'azienda grossa, famosa, mi riferivo alla CNH Industrial, sai, insomma, quella grande azienda del gruppo Fiat, del gruppo Agnelli e il CAN, che si occupa principalmente dei veicoli industriali, veicoli delle macchine in movimento terra, autobus, anche veicoli diciamo militari, ecco. Quindi insomma Sì. una grandissima azienda, tra l'altro leader mondiale nel settore, quindi insomma la quale ha chiuso per 8 giorni, poi dopo vediamo se verrà prorogato, per 8 giorni tutti gli stabilimenti in Europa ufficialmente per la mancanza dei chip. Ora, se un'azienda del genere chiude per 8 giorni, le sue previsioni a fine anno, penso che 2 mesi fa, 3 mesi fa, mai e poi mai avrebbe pensato di chiudere gli stabilimenti per una cosa del genere, perché stupisce un po' tutti, no? Queste mancanze Sì. di materie prime, eccetera. Quindi, perlomeno, ecco, era un esempio per dire, beh, se avevamo fatto delle stime, dovremmo un po' rivederle al ribasso, perché perlomeno questa cosa, cioè lascio perdere per ora il Covid, se stanno andando, se i numeri sono migliori o peggiori, ma perlomeno questa cosa avrebbe dovuto far appunto ridurre le stime per l'anno in corso e anche eventualmente per il prossimo anno, perché se c'è un problema così importante, penso che non si risolva nel giro di qualche giorno, che probabilmente avrà delle ripercussioni anche l'anno prossimo. Ed Certo. invece, appunto, come hai citato tu, Confindustria non solo conferma le stime che avevano fatto già altri, ma le migliora addirittura, cioè porta a un 6,1 e a un 4,4, se non mi sbaglio, comunque insomma 4 e 1 oltre il sempre, 4 anche però per l'anno prossimo. certo. Sono numeri importanti, più 6,1 e più 4,4 in condizioni del genere. Ripeto, non fosse successo tutta questa cosa, al limite avrei potuto anche essere, ma con tutto quello che è successo nel mondo, ripeto, non è una cosa e tutto il mondo, gli Stati Uniti in testa, ma anche la Germania hanno ridotto le loro stime di crescita per l'anno in corso, cioè fa No, ma veramente infatti strana questa cosa. è veramente, cioè magari, lo dicevo all'inizio, fa veramente strano pensare già di dire che torneremo così velocemente ai livelli pre-pandemia, Giancarlo, è quello, perché insomma per tornare significherebbe che tutto è risolto, ma anche, ripeto, disoccupazione, il mondo del lavoro, le imprese, cioè si parla ancora oggi di una situazione veramente grave per imprese che hanno chiuso, che non sanno se potranno ripartire, come facciamo a stimare che la crescita sarà così sostenuta, no? Anche perché la crescita è fatta in primis dalla produttività del territorio, quindi comunque se ci sono aziende che non sanno ancora oggi se ripartire o meno, è quasi impossibile prevedere un ritorno ai livelli pre-pandemia. Esatto, e in più, Manuela, io insisto sul fatto che ho fatto proprio l'esempio di CNH Industrial Sì. per dire che questa situazione è un po', non intendo, non esagero, non dico crisi, ma questa situazione un po' di incertezza sul futuro non è una situazione che vede, diciamo, solo
le piccole o le micro aziende o che ne so, i bar, i ristoranti o cose del genere, che chiaramente con la questione Green Pass, soprattutto adesso che verrà la brutta stagione, che quindi non ci saranno più i tavolini all'aperto, potrebbero avere. Cioè, quindi questa situazione un po' di preoccupazione. Ho fatto l'esempio di CNH Industrial proprio per dire che non investe solo le micro aziende, ma investe anche le grandi aziende. Quindi anche questo aspetto è un aspetto abbastanza, insomma, strano, anomalo per il nostro paese. Ma naturalmente, chiariamo, a scanso di equivoci, io mi auguro che abbia tutte le ragioni Confindustria, che l'Italia vada benissimo, anzi, se fa più di 6,1 meglio ancora, però ecco, il fatto di essere titubante me lo si deve concedere, insomma, perché se vedo tutto il mondo scendere e l'Italia salire, dico o abbiamo messo veramente un mago alla presidenza del Consiglio, cioè uno che ha la bacchetta magica, oppure, non lo so, forse non arrivano dei dati proprio precisi, precisi, non lo so, Certo. cioè. No, beh, tu hai detto una cosa importante che addirittura, cioè dico addirittura perché chiaramente parliamo della locomotiva d'Europa, ma addirittura la Germania ha rivisto al ribasso le sue stime di crescita, quindi risulta un po', quantomeno, non, allora, mettiamola così, risulta, ci si pone davanti un bel interrogativo, no? Come dire, come mai l'Italia addirittura non solo rivede al ribasso, ma le vede al rialzo? Insomma, bisogna capire questa cosa, ma magari scopriremo, magari all'uscita, lo dico con un sorriso, all'uscita da questo periodo di pandemia che siamo i numeri uno, magari, magari, questo vorrebbe dire tante cose. Giancarlo, la settimana scorsa, tanto è collegato comunque al tema europeo, e anzi ti dirò, per trovare un collegamento più diretto, ti dico anche che è vero che Confindustria è confident nel futuro, ma mette in guardia rispetto a delle questioni che potrebbero invece penalizzare la nostra economia. Ho già detto prima la disoccupazione, va bene, l'inflazione che non riguarda solo l'Italia, ma insomma riguarda tutto il mondo, e quindi che adesso anche l'Europa teme un po' di più, però poi ci sono anche, intanto vabbè, ancora il tema Covid, pandemia, speriamo bene che sia archiviato, ma insomma resta sempre l'incognita. Le carenze prolungate di materie prime che sono collegate all'aumento dei prezzi delle materie prime, quindi le imprese che non riescono più a comprarle fondamentalmente, giusto per dirlo in modo semplice. Poi l'inefficace gestione del Piano Nazionale di Resistenza e di Resilienza, i fondi che arrivano dall'Europa. Di questo con te io ho parlato tante volte, se vuoi mi puoi dire anche come vedi la situazione, però poi la settimana scorsa abbiamo lasciato in sospeso il tema dello scontro tra la Polonia e l'Unione Europea, con la Polonia che potrebbe decidere di avviare l'iter per una Polexit, un po' come ha fatto la Gran Bretagna, quindi simile, cioè uguale alla Brexit. Allora, partiamo dal discorso europeo, fondi, come vedi la situazione, e poi il tema dell'Europa che è sempre in pending, cioè le riflessioni intorno alla gestione, no, dell'Europa da parte degli Stati membri, poi di fatto parliamo di questo. Certo, allora cerco di andare con ordine. Sì. Effettivamente quello che dice Confindustria è verissimo, ma tra virgolette cozza con le sue previsioni, cioè mette in guardia per una serie di cose, non per una cosa sola, ma per una serie di cose molto importanti, cioè come hai detto. Sì. Tu la disoccupazione, l'inflazione, il piano PNRR magari non gestito nel migliore dei modi, insomma, mette una serie di cose che presumere che tutto questo vada bene, cioè che si riduca la disoccupazione, che si riduca l'inflazione, eccetera, così. Cioè presumere che tutto questo vada bene, bisogna avere grande ottimismo, insomma. Quindi, voglio dire, da un lato, Confindustria, insomma, dà non un cerca un colpo al botte, però quasi, nel senso che dice: mantengo, anzi, aumento le mie previsioni,
Però faccio salvo che accadano certe cose, ma le cose del quale fa salvo sono cose che se dovessero accadere tutte contemporaneamente sarebbe una manna, insomma. Quindi è come dico, l'Italia può fare anche il 10% di crescita, ma la disoccupazione si deve azzerare, l'inflazione si deve azzerare. Vabbè, insomma, No, cioè, certo, diciamo che se queste cose si fossero risolte, allora potremmo dare le stime di crescita come quelle che abbiamo effettivamente letto, no? Il processo è inverso, dovrebbe accadere il contrario. precisamente, questa è la mia è Certo, la beh, sì, ma canale. la tua è un dato di fatto, no? È un po' come se io dicessi o tu, allora io, allora quello il modo giusto sarebbe se arrivassi a vincere la lotteria l'anno prossimo andrei a farmi il giro del mondo. Un conto è dire io vado a farmi il giro del mondo, però attenzione, lo prenoto, però devo vincere la lotteria. Cioè è un po' una, no? Adesso è Esattamente. un esempio un po' appunto che fa Ah, sorridere, però è no, 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 è questo. correttissimo. È Esatto. correttissimo, Mettere il carro assolutamente. davanti è buono, insomma, il Esatto. famoso. Va bene, allora, Europa, riflessione intorno Europa. all'Europa. Giancarlo, riusciremo a capire questa Europa se effettivamente fa il nostro bene o meno? Allora, Manuela, da un lato è semplice, dall'altro però sono riflessioni che spesso non si sentono fare. Allora, in economia ci sono due possibili, diciamo, la politica economica si esplica tramite due cose fondamentalmente, cioè la politica monetaria e la politica fiscale. Sì. La politica monetaria è in mano alla banca centrale, è comunque dipendente dalla banca centrale, che naturalmente non è che sia un organo totalmente avulso dall'Europa. È chiaro che la banca centrale comunque si coordina con il governo, quindi però insomma dovrebbe essere o è un organismo autonomo, la banca centrale. Sì. E mentre la politica fiscale è proprio in mano al governo, quindi ai ministri competenti. Okay. L'Europa ha questa, chiamiamola anomalia, non so come dire, cioè che non essendo ancora diventato un unico Stato, forse nel tentativo di esserlo, non lo so, questo lasciamolo, Sì. non addentriamoci, ma ha creato una politica monetaria comune alla quale hanno aderito 19 paesi. E la politica monetaria comune, ovviamente, mi riferisco con la Banca Centrale Europea. Quindi 19 paesi hanno accettato, insomma, l'euro come moneta nazionale e di fatto hanno delegato alla Banca Centrale Europea la politica monetaria, quindi la politica monetaria strettamente non dipende dai paesi, ma da questo organo, appunto, la Banca Centrale Europea, che dovrebbe avere una certa autonomia. Poi è Sì. chiaro che sappiamo che se il cancelliere tedesco dice qualcosa al governatore della BCE, questo lo sta ad ascoltare. Adesso chiudo la parentesi, solo per dire che insomma questa autonomia della BCE c'è, esiste nei patti, però insomma No, no, chiaro. sono rimaste, ecco, le banche centrali nazionali, quindi esiste ancora la Bundesbank, esiste ancora la Banca d'Italia, la Banca di Francia, non è che non esistano, no? Però diciamo che ufficialmente questi paesi hanno delegato alla BCE la politica monetaria. La politica fiscale invece non è mai stata ceduta dai governi, quindi ogni governo ha la propria politica fiscale e questa è la prima cosa che rende questa Europa qua fragile, Eh sì. perché appunto ha una gamba e non due. Ok, prima cosa. Seconda cosa, ci sono dei paesi che hanno aderito all'Unione Europea ma non hanno aderito all'euro. E questa è un'altra anomalia, per cui
All'interno dell'Unione Europea ci sono paesi come Polonia, Ungheria, Romania, eccetera, così, ma anche Danimarca, per Sì, esempio, sì, sì. che non hanno aderito all'euro, quindi non hanno ceduto la politica monetaria, l'hanno tenuta anche quella a livello statale, oltre naturalmente ad aver tenuto l'euro. Quindi ci sono dei paesi che hanno, tra virgolette, maggior forza rispetto ad altri perché hanno una maggiore autonomia. Tra questi paesi c'era anche la Gran Bretagna che poi ha fatto un referendum e con il referendum ha deciso di uscire anche dall'Unione Europea, cioè non era mai entrata nell'Eurozona, cioè non aveva mai Nell'euro. aderito all'euro, quindi non era in una situazione appunto come la Polonia per intenderci, quindi non aveva aderito all'euro ma aveva aderito all'Unione Europea tramite un referendum, sappiamo tutti com'è andata ed è uscita. Dopo Ora, anni e anni, anche questo, scusami, ci fa capire come sono macchinosi poi i procedimenti. Vabbè, ci mancherebbe, è anche ovvio che sia così, però insomma una soap opera non indifferente. Ok. assolutamente, certo, poi lì è ingarbugliata anche da questioni proprio geopolitiche, Certo, perché anche politiche interne sappiamo, è di no? Quello che politica interna, certo. cioè perché lì, sai, io l'ho detto più volte, quel Regno Unito, quella parola unita, unito Sì, sì, non sì, suona sì, più sì. bene, non è molto unito, lo sappiamo insomma che anche dal voto sulla Brexit, che per esempio la Scozia ha votato in maniera completamente differente dall'Inghilterra e così via, quindi Esatto. lì c'erano anche problemi interni molto, insomma, Sì, rilevanti. Poi evidenti, esatto. Beh, ma l'Irlanda del Nord, non ne parliamo, insomma, anche lì Certo, è certo. Sì, quindi unione per modo di dire. Ma insomma, rischiamo. Non so se è un rischio o meno, questo me lo devi dire tu, Giancarlo, di avere la stessa situazione con la Polonia. Appunto, ribadiamo quello che è Ecco, successo. La Corte è qui il fatto. Costituzionale Io. di Varsavia ha decretato che alcuni articoli dei trattati dell'Unione Europea sono incompatibili con la Costituzione dello Stato, quindi sostanzialmente che la Polonia su certe questioni può decidere da sola. Però poi subentra anche una sorta di discrezionalità, ma è la fragilità di cui parlavi poco fa, che è tutta dell'Europa stessa, no, Giancarlo? Ecco a te. Esatto, è proprio questa la questione. Adesso. Appunto, dopo l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito, la Polonia, anzi la Corte Costituzionale polacca, ha sganciato una vera bomba, nel senso che è vero che non tutte le direttive europee erano state seguite da tutti gli stati, che ogni volta ci sono dei continui, degli scontri fra i vari stati e l'Unione Europea per direttive che non sono state recepite, quindi non è che fino a ieri tutta l'Unione Europea funzionava benissimo, chiariamo. Però dire in maniera esplicita che la propria legge di fatto è superiore alla legge europea, perlomeno su alcune questioni di carattere costituzionale, certo, importanti, però insomma, dire questo esplicitamente vuol dire non riconoscere di fatto l'Unione Europea, perché se io la Certo. riconosco solo quando fai delle cose che vanno bene a me, insomma, non è che sia che si partecipa ad un gruppo con questi presupposti. Non è che posso dire io sto nel gruppo solamente quando prendo delle decisioni che mi fanno comodo, quando prendo Eh delle no, eh decisioni che non no, mi fanno è comodo. certo, è chiaro che bisogna cercare di capire quanto veramente i valori alla base della formazione dell'allora appunto di quando si è formata l'Unione Europea sono condivisi da tutti gli stati membri, però è una riflessione che va fatta quanto prima, cioè da tempo andava fatto o l'Europa insomma in qualche modo cerca di andare ancora di più verso gli stati membri o gli stati membri devono capire cosa vogliono ottenere, anche perché in questo momento ci sono come sempre due chiamiamole fazioni, ma insomma chi sostiene
che appunto non si debba stare in Europa in ginocchio, quindi senza, come dire, prendere per oro colato tutto quello che arriva dall'Europa e lasciare che sia l'Europa a farlo, chi invece parla di sovranismo anti-europeo pericoloso, cioè che, come dire, se non siamo tutti in condivisione degli stessi valori in Europa e non ci fidiamo dell'Europa stessa, è un passo indietro che rischia di essere molto pericoloso. Qua si aprono veramente tantissime questioni, Giancarlo. Poi andiamo verso le conclusioni, sì. Certo, quindi questa è la questione che ha posto questa sentenza, chiamiamola così, insomma, o questa direttiva della Corte Costituzionale polacca. Cioè, dicendo questo, di fatto è come se si mettesse non fuori, ma insomma, che abbia dato uno schiaffo all'Unione Europea. Ripeto. Non che prima tutto funzionasse bene, non pensiamo che l'Europa va male perché c'è la Polonia, no, assolutamente. La Polonia però ha messo in risalto una cosa che è una grossa fragilità dell'Unione Europea. Cosa c'è poi dietro questa decisione della Corte Costituzionale polacca, almeno secondo alcuni, e anche, insomma, secondo me, ci sono an ancora questioni economiche, cioè alla fin dei conti questa Europa è anche fondata su chi diciamo, partecipa dando appunto dei contributi al bilancio dell'Unione Europea in eccesso, cioè dà più contributi rispetto a quelli che poi riceve dall'Europa. E chi invece, al contrario, dà meno contributi. Ora, la Polonia in questi anni è stata forse il paese che ha maggiormente beneficiato dei contributi europei. E l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito in particolare, ha ovviamente ridotto enormemente i contributi, perché non ci sono più i contributi appunto della Gran Bretagna, che era un contributore netto, cioè che dava più soldi all'Europa di quanti ne riceveva. Quindi adesso anche i beneficiari, tipo la Polonia, ovviamente era ipotizzabile che ricevessero di meno e quindi si può pensare, o qualche maligno può pensare, che l'Europa abbia fatto questo come per dire: ok, non azzardatevi a ritoccare quei conti, a noi ci devono arrivare tot soldi, altrimenti ce ne possiamo anche uscire da questa Unione Europea. In pratica, insomma, alla fine la questione è che io rilevo che la questione polacca è la questione che sta mettendo in evidenza la fragilità dell'Unione Dell'Unione Europea. Europea. Ecco, Questa è la mia. sì, ma torneremo proprio su questo perché poi, peraltro, adesso dovremo parlare inevitabilmente di Europa, anche per i fondi che arriveranno, eccetera, eccetera. Ma insomma, riflessioni intorno a come bisogna stare in Europa, perché poi è un tema che è sempre lì, ma non viene mai approfondito perché tanto c'è sempre qualche altra emergenza o priorità, ma insomma, non è così. Chiudiamo con questo messaggio di Roberto che dice la sua su questo tema. Scrive: certo che vedere questa Unione Europea mi ricorda l'America del 1800, gli Stati Uniti d'America del 1860, dove gli stati del sud dicevano che gli Stati Uniti d'America sono nazione, bensì unione, non accettavano le leggi di Washington e sappiamo com'è andata la faccenda con la guerra civile. E beh, poi sono parallelismi storici che ovvio sono differenti perché comunque bisogna vedere la situazione interna di ciascuna parte del mondo, però insomma questa è la riflessione che si è sentito di condividere Roberto. Giancarlo, proprio in 30 secondi. No, concordo con quello che ha detto Roberto, cioè ricordiamoci che l'unione degli stati, gli stati sono diventati uniti dopo una guerra civile, non è che sono Sì. diventati
Stati Uniti Con una stretta in di mano e pace, con basta, un esatto. accordo Sì. firmato tra persone per bene, no, hanno fatto una guerra civile per diventare Stati Uniti. Quindi la riflessione che ha fatto Roberto mi trova particolarmente Sì, come conflittiva. dire, dai, in modo molto ampio che sono situazioni complicate, non serve certo sedersi a un tavolino per non arrivare poi a decidere nulla, nel senso nelle intenzioni magari sì, ci mancherebbe, ma nei fatti poi insomma, ancora siamo ben lontani. Va bene, senza augurarci ovviamente guerre civili, No, anche questo lo ci di, perché se no sembra mancherebbe quasi altro. che siamo qua a dire che l'unico modo è questo. No, 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 no. no. Anche perché insomma sono passati un po' di anni, no? La situazione è diversa, cerchiamo di ottenere le cose senza scenari Assolutamente. come quelli che insomma fanno parte della storia. Va bene. Grazie Giancarlo Marcotti, ci risentiamo la settimana prossima, naturalmente sempre sulle fonti TV. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro, insomma, poi potrete ritrovare questa puntata sul nostro sito e sulla nostra pagina YouTube, oltre che sui canali di Giancarlo. Grazie mille, Giancarlo, a presto. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. E allora chiudiamo questa parte di live come sempre, vi lascio in compagnia dei nostri approfondimenti, poi alle 14:30 tornerà con voi in diretta Giacomo Iacomino con i suoi ospiti. Quindi restate con noi, seguiteci sui social e grazie per averci seguiti. Buona giornata.